Ciao, sono Luca e in questo video vedremo un errore che non devi assolutamente fare per quanto riguarda croci e spinte per aumentare la massa muscolare del petto anche a casa in poco spazio. Come sempre, con un carico adeguato e un'esecuzione di base precisa che prevede i piedi ben saldi per terra, la zona lombare leggermente inarcata, la schiena che mantiene le curve fisiologiche, le scapole addotte e depresse, cioè si avvicinano e si abbassano, in questo modo apri il petto e protegge l'articolazione, sempre per l'appunto con i gomiti mai oltre 45 gradi. Quindi, se io sono così, sono a 0 gradi, se comincio ad alzarlo, aumenta l'angolo, comunque mai troppo in alto per non stressare troppo l'articolazione delle spalle, e già questo non è un dettaglio come errore che potrei compiere. Quindi mi raccomando, nelle croci saranno leggermente più in alto i gomiti, però sempre mai oltre per l'appunto i 45 gradi, e vale per ogni movimento per il petto, nelle spinte tanto più, quindi manubri per l'appunto leggermente in diagonale, non perfettamente allineati. In questo modo, spingendo con un carico adeguato, posso proteggere l'articolazione. E devo stare attento per l'appunto enfatizzare la fase di contrazione, croci o spinte, quando sono con le braccia distese per appunto sopra il petto, con i manubri allineati sempre con la parte per appunto bassa del petto, mai verso al collo. In questa fase devo spingere i manubri, che sia spinte o croci, uno contro l'altro, invece di fermarmi prima, movimento parziale, o farli sbattere, per ancora una volta completare il movimento in maniera corretta, sentire la contrazione anche per quanto riguarda la parte interna del petto, non soltanto per la parte esterna. Dopodiché, per l'appunto, espiro in questa fase di contrazione ed enfatizzo anche la fase eccentrica discendente, resistendo per l'appunto i manubri stessi invece di lasciarli cadere. La fase eccentrica di allungamento, dove per l'appunto io scendo croci o spinte, è quella più efficace per dare muscolo lo stimolo perché cresca a riposo, non è un dettaglio. Quindi, fase concentrica enfatizzata, arrivando con i manubri che si toccano, spingo i manubri uno contro l'altro, espirando, e in questa fase per l'appunto sento meglio la contrazione per la parte interna del petto, altrimenti dopo il rischio che lavori soltanto la parte esterna, tu magari senta DOMS nei giorni successivi solo per la parte esterna, e per l'appunto dopo aggiungo anche una fase eccentrica e enfatizzata. In teoria il rapporto fra fase concentrica ed eccentrica in termini di durata è di 2 a 1, quindi quella fra eccentrica e concentrica 2 a 1, quindi quella eccentrica dura il doppio di quella concentrica, ancora una volta capiamo l'importanza di enfatizzarla. E quindi, se vuoi, diciamo, avere un'idea, 2 secondi di concentrica, dove per l'appunto arrivo, massimizzo la contrazione, volendo posso anche fermarmi mezzo secondo in questa fase, espirando al meglio, dopodiché eccentrica, scusa, per l'appunto con movimento lento, che in teoria per l'appunto dovrebbe durare sui 4 secondi, però ovviamente posso anche farlo durare leggermente meno, dopo magari diventa troppo lento. In ogni caso, comunque, capiamo che il rapporto ci spinge ad enfatizzare anche la fase eccentrica, quindi stacci attento. Scapole ben addotte, petto aperto anche durante la giornata non sarebbe male. Dopodiché, gomiti mai oltre 45 gradi, e enfatizzo la fase di contrazione, così sento anche la parte interna, altrimenti, ripeto ancora una volta, lavoro soltanto la parte esterna. E nella fase eccentrica, per l'appunto, resisto al carico con un movimento comunque che mi porta nelle croci a non scendere mai troppo in basso, anche nelle spinte, per non stressare troppo ancora una volta l'articolazione, sempre comunque in linea con i miei livelli di flessibilità e di mobilità articolare. Durante l'esecuzione corretta, i manubri sono sempre allineati con la parte bassa del petto, mai verso il collo, ancora una volta per non portare i gomiti troppo in alto e stressare troppo l'articolazione delle spalle. Quindi mi raccomando, mani e manubri, vale poi per tutti i movimenti del petto, che sia croci, ai cavi, elastico, panca piana, chest press, in questo caso croci e spinte con manubri. Le mani, manubri, in questo caso sono sempre allineate con la parte bassa del petto, esterno, capezzoli, non più in alto, perché ancora una volta andrei a, per appunto, causare troppo stress per l'articolazione delle spalle e non solo. In questo modo, massima sicurezza, l'allineamento è sempre quello, mi posso regolare di conseguenza, avere quindi una maggiore sicurezza. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!